Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e anche oggi siamo qui a parlare di Cassandra Clare e di tutto quello che mi è venuto in mente di raccontarvi su di lei e perché i motivi per i quali secondo me Shadowhunters è una serie molto molto problematica. E nel primo video che vi linko ovviamente giù vi ho parlato di alcune questioni riguardanti la scrittura e i temi ricorrenti dentro Shadowhunters. Invece oggi analizziamo i personaggi e le relazioni dei personaggi, e che anche in questi due macro aree ci sono degli aspetti assolutamente controversi. Come nell'altro video, ovviamente il mio intento non è quello né di screditare voi come lettori, e se avete amato questa serie, assolutamente il mio intento non è insultarvi, anzi, non voglio assolutamente minare il legame affettivo che avete con questa serie, ma tra i due è quello di ragionare un attimo sui temi e sul perché ci sono alcune cose che sono altamente problematiche in una serie così popolare, e forse perché in pochi hanno parlato delle problematiche di Shadowhunters. Comunque, partiamo subito e oggi partiamo dalla questione dei personaggi. Di base, i personaggi di Cassandra Clare sono davvero molto banali, piatti e poco originali. Un po' perché, secondo me, provengono da ispirazioni tratte da un'altra serie, e ve ne parlavo all'inizio del video scorso, ovvero da J.K. Rowling e da Harry Potter, perché si ispirano ai personaggi di Draco e Ginny, soprattutto Jace e Clary. In questo caso noi ci troviamo davanti a personaggi che sono molto stereotipati, hanno veramente una personalità molto poco approfondita e che sono descritti sicuramente molto bene nell'aspetto, hanno diverse sottolineature su come si vestono, sulla loro bellezza esteriore, ma molto poco è quello che noi sappiamo sul loro carattere. Sono decisamente delle Mary Sue e dei Gary Stewart per quanto riguarda gli uomini, quindi dei personaggi che hanno pochissima profondità e che il lettore può andare a interpretare secondo le proprie esigenze e i propri gusti. Il fatto che la loro bellezza sia davvero molto molto sottolineata sempre, che il loro aspetto fisico sia una delle caratteristiche principali, sembra quasi che denoti un tratto della loro personalità, ma l'aspetto estetico non lo è mai. Proprio su questo spero che non ci piova, cioè se uno ha gli occhi azzurri non corrisponde a una determinata caratteristica caratteriale, anzi, non vuol dire assolutamente nulla. Se una è bellissima esteriormente, magari potrebbe essere facilitato nella vita, non lo so, cose di questo tipo, ma in questo caso noi non lo veniamo mai a sapere e questo, secondo me, è problematico. E in questo universo di Shadowhunters, anche creature che tradizionalmente non sono assolutamente appetibili sessualmente, che non sono assolutamente affascinanti, perché sono creature che decisamente vengono descritte come molto più brutte, diventano magicamente attraenti perché tutti sono dei possibili partner di tutti. Però nessuno ha relazione con le persone brutte, perché le persone brutte sono brutte. Dopo dovresti parlarci, e quello implicherebbe che devi avere una discussione e tirare fuori un po' di personalità, cosa che i personaggi di Cassandra Clare non hanno, e quindi non ci interessa se siete brutti, ci interessano solo le persone molto carine. Il problema di questi personaggi molto poco originali e dalla personalità molto blanda è che sono poco interessanti da leggere. Noi non riusciamo a stabilire una vera connessione con loro perché non hanno nulla da raccontarci che o non conosciamo o che non ritroviamo nei capitoli successivi, perché non hanno una coerenza né stilistica né di personalità, ovviamente. E queste persone attraenti vengono giustificate nella loro bellezza sovrannaturale dal fatto che hanno proprio poteri sovrannaturali, come se questo fosse la giustificazione per tutto. E secondo me è un altro espediente molto pigro di scrittura che denota poca originalità e poca anche intraprendenza in quello che stai facendo. Se stai scrivendo una serie che tra l'altro diventerà molto popolare e usi stereotipi sia per i personaggi che anche per giustificare quello che fanno, quello che sono, la loro storia, ovvero, ma sono esseri soprannaturali, è un espediente molto molto pigro e a me la pigrizia non piace. Per esempio, Clary Frey, secondo me, è proprio l'apice del personaggio Mary Sue. È un personaggio che non ha nulla da dire, non ha gusti, non ha personalità, non ha nulla. È assolutamente bellissima e lei non sa neanche di esserlo, ha gli specchi di legno in casa. Non so, oppure è quella che ovviamente risulta bellissima anche con appena sveglia, con le occhiaie che le toccano le guance, perché lei non le ha,
E poi si trucca e diventa ovviamente una mega figa. Ovviamente anche questi tratti del non truccarsi, non curarsi, eccetera, sono degli evidenti richiami alla purezza, alla verginità, al fatto che quelle sono doti alle quali aspirare, perché insomma noi dobbiamo un po' aspirare alla nostra eroina, no? Che lei non ha neanche bisogno di truccarsi, a lei non interessa, lei è presa da altro e non si sa quale altro, anche perché a quanto pare voleva disegnare. E poi non le interessa più, non ha assolutamente nessun interesse. E poi, secondo me, la cosa più che ho faticato di più a digerire dentro l'universo di Shadowhunters riguardo a Clary è il suo rapporto con Simon. Cioè, Simon è il classico amico che tu hai fin da piccolo, no? Ci cresci insieme, gli vuoi un bene dell'anima, però è un tipo di rapporto, quello che ha con lei, che secondo me, da parte di Clary, è un rapporto assolutamente opportunista, perché è evidente che Simon ha una cotta per lei, solo Clary non se ne rende. Però, secondo me, le questioni sono due. Se non lo sa, è perché si conferma assolutamente cerebrolesa, quindi non può assolutamente avere nessun talento in nient'altro, perché non può essere una bravissima Shadowhunters che deve avere riflessi, che deve essere furba e pronta all'azione. Cioè, se non vedi una cosa così evidente, cara mia, non puoi fare nient'altro nella vita, al massimo ti possono mettere a fare dei timbri alle lettere, ok? E la seconda opzione è che lei lo sa, ma lo sfrutta, quindi fa finta di niente per poterlo sfruttare. E questo, secondo me, con un amico a cui vuoi così bene, non è un bel tratto caratteristico. E poi lei assolutamente è il personaggio che subisce gli eventi, è quel personaggio che non ha assolutamente controllo su nulla, non è proattiva, non vuole fare cose, non sa neanche quello che sta succedendo. Gli unici momenti in cui lei interviene è per questione di impulso e mette tutti nei casini, perché tutto ciò che fa non è razionale, non è pensato, lei mette assolutamente tutti nei casini senza curarsi di quello che potrebbe succedere, cioè rapiscono Simon i vampiri, lei si lancia, ma non sai fare nulla, sta ferma, non è meglio che stai buona. Cioè, io veramente mi sono chiesta per tutto il libro perché lei è la protagonista e dopo il primo libro per tutta la serie, perché lei è la protagonista, perché non ha senso. Cioè, è il personaggio meno affascinante, meno trainante che sia mai stato scritto. E noi ci ritroviamo a doverla seguire e a dover anche dipendere un po' dalla sua storia. E no, bah, cioè non ha senso. Poi, essendo una Mary Sue, no? Lei ha delle capacità straordinarie. Quindi, tipo, tutti si allenano una vita per essere Shadowhunters, per riuscire a sopravvivere, eccetera. Lei in 4 giorni diventa una bomber. Non sa neanche allacciarsi le scarpe, ma è una pro degli Shadowhunters. E lei caccia demoni come se, vabbè, ma è realistico. E ovviamente la scusa è sempre la solita. Ma è nel suo sangue. Perché è tradizionale, è nel sangue più o meno di tutti gli Shadowhunters, eppure tutti si allenano e si fanno un culo tanto per diventare bravi, ma lei è nel suo sangue. Basta. Queste sono caratteristiche da una scrittura pigra, pigra, ok? Poi arrivando a Jace, come dire, lui è un Draco leggermente modificato, ovvero è uno sbruffone, è un prepotente, è un bullo, usa il sarcasmo per coprire le sue insicurezze, le sue incertezze, ma il risultato di questo belloccio molto arrogante, che fondamentalmente non ha alcun tipo di fascino perché è proprio veramente uno scimmione che raglia e che non ha grande spessore, è davvero quello di un bulletto arrogante, di un bulletto molto aggressivo anche, che è assolutamente vanesio con un ego spropositatamente gigante. In questo caso, l'unica cosa su cui si soffermano tutti continuamente è il suo aspetto fisico, perché è la cosa che lo salva, lui è il belloccio bellissimo, non plus ultra, perché? Perché non ha nient'altro da dare a nessun altro, continuamente è molto aggressivo, è molto. E il fatto che vogliano farci passare tutto come se riuscissimo a vedere oltre, a riuscire a passare oltre questa scorza al suo esterno, ma all'interno non c'è niente, oppure noi non lo sappiamo, non lo possiamo vedere, perché dovremmo essere affascinati da questa cosa? Cioè, io non capisco. Poi cioè, vado ad analizzarne giusto alcuni perché secondo me sono proprio dei cliché perfetti. Una è Isabel, no? È la classica ragazza, figa, bellissima, che lo sa e che è anche tostissima. Tratta tutti malissimo, soprattutto tutti gli uomini, perché si sa che solo così si può risultare emancipati, no? Cioè solo menando e trattando male gli uomini.
E poi io sto qua a fare i Feminist Friday tutti i cazzo di venerdì. Cioè, insomma, è proprio originale come personaggio, insomma. Poi, cioè, per dirti, Luke, ok? Luke è un licantropo. Ma in realtà, secondo me, Luke è assolutamente Lupin. Cioè, è assolutamente la copia di Lupin, quello che è buono, stava dietro, ed è evidente. Poi, invece, andando su The Infernal Devices, arriviamo a Emma. Emma è Jace, però le hanno messo la parrucca con i capelli lunghi e che combatte, quindi è una donna forte, perché si sa che solo le donne che combattono sono donne forti, no? Qua i cliché proprio si sprecano. E invece, parlando di antagonisti, invece, che secondo me sono dei personaggi estremamente interessanti all'interno delle serie, qua soffriamo di diversi problemi. Il primo è che il malvagio in tutte e tre le serie non è un malvagio che ha una forte motivazione, non è un malvagio che ha una sua identità propria, è un malvagio che serve solamente a riflettere in maniera ancora più forte la luce del protagonista, quindi per metterlo ancora più in risalto. Sono malvagi che sono antagonisti malvagi, chiamateli come vi preferite, che non hanno un vero scopo, non hanno qualcosa che li traina nella loro storia, quindi che ne so, penso a Voldemort. Voldemort è trainato dalla brama di potere perché da piccolo è stato maltrattato, quindi la sua storia personale influisce sulla sua visione del mondo, il fatto di voler prevalere su tutto, sullo schiacciare chiunque non sia dalla sua parte. E in Cassandra Clare anche i personaggi antagonisti, indovinate, hanno delle spinte secondo voi derivanti dalla storia personale, da uno struggimento profondo, da un qualcosa, dalla sete di vendetta? No, sono tutti dipendenti da questioni amorose. Pensate a Valentine. Valentine è il padre di Clary, che ovviamente è impazzito a un certo punto, eccetera, eccetera, però cosa fa? Vuole arrivare al potere per poi riprendersi la madre di Clary e la figlia. Poi la cosa che per me è inconcepibile di Valentine è che sembra parlare per stereotipi o frasi fatte da personaggi cattivi Disney con la risata sotto. Cioè, poi è talmente una brutta copia di Harry Potter anche nella questione dei malvagi che ad esempio a un certo punto smettono di chiamarlo Valentine e lo chiamano The Man, ma tipo per un po', per un paio di capitoli a caso, cioè colui che non deve essere nominato mai, no? Se l'hanno chiamato Valentine fino alla frase prima, cioè proprio anche in questo la pochezza della scrittura della Claire, secondo me, è lampante. Perché quando tu non riesci a costruire un cattivo, tu non dai una spinta a una storia, tu non dai delle motivazioni ai tuoi personaggi di combattere, quindi a te, lettore, non hai motivazione per continuare a questo supplizio di leggerti 100.000 romanzi che ti raccontano il nulla, ti raccontano solo di come uno è finito con quell'altro anche in mezzo a tutte persone che si sono messe di traverso. D'altronde Valentine è anche Tom Riddle, quindi cioè non è che ci stupiamo. Riguardo a Valentine, infatti, il motivo per cui lo chiamo Tom Riddle è che poi cos'era l'Accademia di Shadowhunters, quindi prima del macello che ha fatto, era un tipo stimatissimo, molto amato, temuto, aveva una serie di seguaci che lo seguivano durante le sue follie, che aveva creato questa sorta di setta che voleva ribaltare l'ordine. Mi ricorda un po' anche Mangiamorte, poi è ossessionato dalla purezza del sangue e ha la coppa mortale che vuole trasformare tutti e assoggettare tutti, se non vi ricorda qualcosa. Cioè, la sua motivazione poi è quella di soggiogare i babbani, no, scusa, i downholders, quindi tutti i vampiri, eccetera. Cioè, qual è la sua motivazione per fare? Cioè, qual è il suo scopo? L'arrivare al potere? E poi riprendersi la madre di Clary, ma non ha senso. E poi c'è, secondo me, la cosa più assurda di questo cattivo, che ne sentiamo parlare per 20 libri e lo eliminano in 2 pagine. Cioè, è una cosa assurda. Con quale facilità lo tolgono di mezzo? Cioè, questo ha seminato il panico e cioè, Malcolm, ad esempio, lui era ok, era un apposto, poi dopo gli ammazzano il suo grande amore e lui diventa un pazzo psicopatico, uccide i bambini e massacra tutti e
non ha senso. Cioè, questa è la motivazione dietro. Io posso capire che uno possa impazzire, però cioè, qua è sempre c'è cioè, un amore che viene rubato o muore, oppure se ne va, e poi da lì si scatena il malvagio. Cioè, non ha senso. Passiamo a Sebastian. Cioè, Sebastian è il classico personaggio che probabilmente poteva anche essere interessante, perché la sua genesi è un po' cioè è folle, quindi tu crei un personaggio folle, però cosa diventa? La sua motivazione è arrivare al suo love interest, ok? Conquistare il suo love interest, fare tutto il macello perché deve arrivare a sua sorella Clary, ok? Che già è ripugnante, perché quello diventa il suo obiettivo. Cioè, e poi creare una razza pura e nuova di Shadowhunters usando sangue di demone, che è esattamente la stessa storyline di Valentine. Cioè, perché vuole conquistare tutto? Ma che motivo ha? Lui è un po' l'altro lato di Draco Malfoy, cioè quell'aspetto che Jace un po' dal quale è stato un po' ripulito, no? Lui è quelle cose lì, quelle un po' più folli, più malvagie, più oscure. E poi secondo me tramite la sua figura la Claire vuole un po' farci passare una sorta di messaggio, no? Che anche le persone che fanno delle atrocità assurde dal loro lato pensano di essere nel giusto, no? Quindi un po' vanno comprese. Ma che morale è? Cioè, quindi per me è fallimentare tutto il cast di personaggi. Cioè, sono personaggi al quale trovare un legame oppure continuare a tenersi attaccata a questi personaggi è veramente allucinante, perché non ne vedo le spinte, non ne vedo delle coerenze con la realtà. E quindi per me è davvero difficile riuscire a essere anche un po' seria quando vi parlo dei personaggi, perché non hanno serietà questi personaggi, sono dei involucri vuoti, ma bellissimi. E questo secondo Cassandra Clare è sufficiente. Cioè, poi tutti in generale peccano di arroganza, quindi che viene però fatta passare anche come coraggio. Cioè, questa arroganza che loro hanno si esprime spessissimo in battaglia. Ad esempio, mentre fanno battute, mentre stanno combattendo, in realtà c'è un demone, stanno per essere annientati e loro sono lì a far battute. Cioè, questo non è coraggio, questa è assolutamente arroganza e stupidità, perché denota dei personaggi veramente un po' beceri, no? Quando in realtà una persona che sicuramente si trova in una situazione di pericolo ne sente, ne percepisce la gravità, no? Non riesce a distaccarsi dalla gravità della situazione o dalla concentrazione e dalla serietà, soprattutto quando sei una persona preparata e allenata che deve combattere e sconfiggere delle persone. Per me è tutto proprio molto distaccato dal reale e per questo io non posso assolutamente trovare alcun tipo di legame con i personaggi di Cassandra Clare. Per farmi capire, questi sono una pagina di appunti scritta fitta fitta. Vabbè, passiamo all'ultimo tema, all'ultimo topic, che sono le relazioni. In questo universo tutto è motivato dalle relazioni. Le relazioni sono tutto ciò che vuole esprimere Cassandra Clare, tutto ciò che ci vuole raccontare, anche se mascherato in un universo fantasy che aggiunge un po' di fiocchettini, cuoricini, stelline, unicorni qua e là, come se per giustificare il fatto di voler parlare di relazioni lei abbia bisogno di includere un universo parallelo, quando in realtà bastava scrivere di queste relazioni. Il problema è che già le relazioni non hanno senso, i personaggi sono vuoti, se non ci vai a infiocchettare 3-4 scene di azione non veniva fuori il libro. Però queste relazioni sono veramente inconsistenti. E la cosa che secondo me è sintomo di quanto forte è la presenza delle relazioni nella serie di Shadowhunters è che anche nei momenti più disperati, anche nei momenti più di massima tensione, che dovrebbero essere di massima tensione, nessuno dei personaggi dimentica mai la propria situazione amorosa o dimentica di soffermarsi a pensare, a elaborare o a cercare di mandare avanti la propria relazione amorosa, che secondo me è la cosa più folle in un universo del genere, dove tutto è in guerra con tutto, la tensione dovrebbe essere altissima, eppure sono ancora lì a capire ma ti vuoi mettere con me, sì, no, forse, x. E l'importanza delle relazioni ovviamente anche segnalata dai personaggi di background, quindi dai personaggi secondari, terziari, ultimi, tanto ce ne sono un milione. Tutti i personaggi assumono una loro rilevanza se e solo se possono essere inseriti in un contesto amoroso, se no non servono a niente, stanno lì, sono funzionali a una o due scene perché aiutano, fanno un'azione che aiuta la protagonista, il protagonista, chi per lei,
e poi scompaiono, cioè non ne sentiamo proprio più parlare o muoiono o non ce ne frega niente, perché effettivamente l'unica funzione che hanno è quella di interesse amoroso, se no, non ci interessano. Una delle ossessioni di Cassandra Clare, oltre all'incesto, che è già abbastanza inquietante, è la questione dei triangoli. Quando vi dico che si tratta di scrittura pigra, è perché in tutte e tre le serie, adesso io non ho ovviamente neanche voluto approfondire la Shadowhunters Academy, eccetera, eccetera, o Magisterium, il fatto è che c'è una ripetizione costante proprio di dinamiche, perché quando si ha poca fantasia si prendono gli elementi già messi, si cambiano i soggetti in questione e si ripropongono in un'altra salsa. Tanto alla fine la dinamica è la stessa. In Cassandra Clare, ora vi leggo l'elenco dei triangoli, che secondo me sono forse quelli che mi erano saltati più all'occhio, ma ne mancano almeno 6, credo. Clary, Jace e Simon. Simon, Maya e Isabel. Alec, Magnus e il vampiro, Jace, Clary e Sebastian, Cristina, Diego e Mark, Emma, Julian e Mark, Valentine, Luke e Jocelyn, Tessa, Will e Jem. Cioè, e non vado avanti anche perché non me le sono segnate tutte. E questi sono solo alcuni, cioè immaginatevi quanto è ossessionata dal triangolo e quanto questa dinamica si ripete costantemente nei libri di Cassandra Clare. E tra l'altro, cioè, è sempre la solita dinamica, una relazione deve andare a compimento, ma c'è un elemento di disturbo. Ecco, forse in Tessa con Jem e Will è un po' più aperta la faccenda, però c'è, cioè, nel senso, un po' più aperta la faccenda. Cosa stiamo dicendo? Però per Cassandra Clare davvero è un'ossessione, perché tanto non è nemmeno il tipo di scrittrice che prende delle decisioni impopolari e nonostante, che ne so, tutto il pubblico propenga per una determinata relazione, lei sceglie una strada diversa, una strada opposta, una strada che nessuno si aspettava. No, perché tanto darà sempre il contentino al lettore. Eppure, noi non assistiamo mai a dinamiche diverse da quelle che già ci aspettiamo. Quindi io mi chiedo, è necessario ripetere così tanto la dinamica del triangolo che non è assolutamente originale? E poi, tra l'altro, tantissimi di questi rapporti amorosi hanno veramente delle dinamiche che sono fuori da ogni tipo di realtà e di connessione con la realtà, no? E perché mancano proprio di autenticità. Ma non parlo solo di legami amorosi, parlo anche di legami familiari, di legami di amicizia, di legami tra fratello e sorella, di legami con i genitori. Perché secondo me la cosa davvero poco autentica di tutta la serie è che mancano di quotidianità, cioè mancano di elementi che effettivamente mi facciano pensare, ok, hanno una relazione perché parlano, perché interagiscono tra di loro, cioè non c'è nulla, tutto questo è il vuoto, ma tutto ciò a cui assistiamo sono questi gesti estremi, cioè c'è questa drammaticità crescente in tutti questi rapporti, c'è chi rischia la vita e va bene che mi direte sono Shadowhunters, quindi uccidono i demoni, combattono continuamente, però è veramente solo questo, tutte queste relazioni si basano solo sull'apice della drammaticità di gesti che chi è pronto a compiere per chi. No! Cioè, se ogni cosa non è tormentata, Cassandra Clare non la può mettere, perché se no, cioè, perché non porsi un altro po' di tormento e distruggimento? Poi, sempre riguardo alle relazioni, parliamo delle definizioni di una relazione sana. Una relazione sana non è una relazione dove sentimenti come la rabbia, l'aggressività e la violenza hanno sopravvento. Non dovrebbe contenere una relazione sana degli elementi ossessivi e assolutamente dovrebbe negare la codipendenza esagerata quando questa diventa ossessiva, appunto, come dicevo prima. In tutte le relazioni di Cassandra Clare, questi sembrano essere gli elementi invece fondanti di una relazione, no? Sempre pensando a Jace e Clary, che è forse la relazione più sbagliata mai scritta, praticamente tutti questi elementi abbondano. C'è una preponderanza di elementi aggressivi che secondo me sono proprio oltre il fastidioso. Cioè, già ti stai chiedendo perché state insieme, perché non parlate, non avete interazioni, non c'è alcun motivo che mi faccia dire ok, state insieme per questo, non lo so, cioè non hanno senso. L'unica cosa che li accomuna è la bellezza, ma infatti anche Clary, per dire, quando parla di Jace, lo descrive solo e unicamente tramite questioni estetiche.
dice quanto è bello, parla dei suoi occhi, dei suoi capelli, del suo aspetto, del fisico, eccetera, ma non parla mai di Jace come persona, nel senso di personaggio che ha dei sentimenti e una personalità. Primo perché non ce l'ha, ma secondo perché lei non è attratta da quegli aspetti lì. E questo crea una relazione dove ovviamente, non essendoci elementi fondanti della relazione, porta a un'ossessione ossessiva quasi, dove la codipendenza, nel senso che loro devono per forza stare sempre insieme, fare tutto insieme, eccetera, eccetera, non ha dei risvolti positivi nel loro caso. E per questo, di nuovo, io sono stanca di dover proporre a dei ragazzi molto giovani dei modelli di relazione dove vengono perdonate o dove viene costruita una fascinazione, dove viene fatta passare per interessante questo modello di relazione, che è tutto tranne che sana, ok? Presentiamo dei modelli più sani, che non sono questi. Quindi niente, direi che più o meno vi ho esposto tantissimi dei dubbi, ma ce ne sarebbe, cioè, altre pagine su pagine di appunti sulle problematiche del mondo di Shadowhunters. Io davvero spero che l'intento di questo video sia fare un'analisi un po' approfondita di tante tematiche che riguardano il mondo Shadowhunters, che magari non sono state criticate prima, ma secondo me che è giusto appuntare, perché come ogni serie ha degli aspetti positivi che io fatico a trovare, ma anche tanti aspetti che sicuramente vanno approfonditi, perché è una serie popolarissima e molto famosa. Se fosse meno conosciuta, potrei anche perdonare e apprezzare lo sforzo di non... No, sto scherzando. Non lo apprezzerei comunque. In ogni caso, il mio intento sicuramente non è quello di sminuire il vostro rapporto, il vostro legame che avete con la serie, se vi piace, se l'amate e se l'avete adorata. Spero che abbiate anche lo stimolo magari di discuterne giù e spiegarmi perché alcune cose che secondo me sono critiche per voi o non lo sono, oppure cercare di argomentare quello che magari io non ho visto o non ho trovato interessante all'interno della serie. Ovviamente, come sempre, spero nella maniera più civile possibile, che è tutto ciò che io mi auguro su questo canale, anche perché io penso di essere stata magari un po' ironica, ma molto rispettosa. Quindi, detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto, come sempre, di avervi intrattenuto. Ci sentiamo giù nei commenti e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!